finalmente tornati su Outlast 2, uno dei miei giochi il quanto non fa cagare assolutamente sotto. Ovviamente iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervi nessun video e lasciate mi piace. Detto questo, andiamo. Allora, che era? Vabbè, qua è praticamente tutta foresta, robe, persone che urlano, però c'è anche la batteria, quindi stonks. Evo. Non buttarti, non buttarti, non guardare tutto sotto. Non dovevo farlo. Belle, proprio interessanti queste foreste. Sanatoia. Che era? Oh! No, ma tranquilli, eh. Ah, ma... No, pensavo che stava qualcuno a morte dal tronco, figurati. Ehi là! Ma buon salve. Sickness. Diversi una sua. Ma qua sotto? Ah, perfetto. Potresti anche starci, eh. Chi è che è quel maleducato? Sei tu. Sei tu che porti fogli. Mi ha salutato veramente. Gollum. Ma tu sei Gollum? No, Gollum. Gollum no, ti porto nel vulcano. No, è buono, è buono, è buono. Tua madre. Stavo dicendo? Stavo scherzando, non sei buono manco per la ceppa. Vabbè, ma poi mi spuntano le persone in casa. Abbiamo capito che Gollum non è buono manco per la ceppa. Quindi c'è... Grazie per avermi movimentato su tutti i vestiti. Ora puzzerò come una capra. Se non di... Questo è post-sbornia. Ok. Oh! Sì, però io devo salire. Quindi calmati con quelle cose. Vabbè, ma è rotto. Levati, madonna. Ma perché ci hanno tutti con me? Sabe. No, ci strunzo. Allora. Oh! Questa è una caverna per chi può amicia. Non so come definirla, va bene, vi lascio alle vostre cose. Che pulitevi, fate come vi pare, io nel frattempo mi levo capitolo 4, non me ne frega assolutamente nulla. E io mi levo subito, non rompetemi, molto cortesi. What? Cos'è? Amore, no, non mi dire. Ok, facciamo che nessuno qua mi dia botte o cazzotti o qualunque altra cosa che mi faccia male. Apri. No, 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 chiudi, chiudi. Potresti anche saltare quando ti pare. Allora, vediamo se ci sta qualcosa qua. Sì, appunto. No, non avevo visto scie di sangue, ok? Quante, quante scie di sangue sopra... Non guardare giù, non guardare giù. Non guardare giù. Porca Eva, porca. È bello quando ci mettiamo gli occhiali, ma il tipo dove è andato esattamente? C'era un tipo qua. Ah no, ciao, salve. Ma sei tu quello che mi stava a buttare? Questo è un camping di quelli proprio... Oh, fuck me! Stavo dicendo di questo camping? Non mi ha visto? Non mi ha visto? Non mi ha visto? Non mi ha visto? Facciamo finta che non mi ha visto. Qui c'è roba. Chiusa, giustamente. Bloccata, grazie per avermi fatto votare. Qua c'è tipo qualcosa. Però sotto non c'è niente. Mi sono perso in una foresta. Proprio la cosa migliore che potrebbe capitare in Outlast. Non ho fatto niente. Ah, tra l'altro sono tornato al punto di partenza. Non so come. Non lo voglio sapere, sinceramente. Tu dovresti scappare e non farti picchiare. Dov'è la tua fede? Non ce l'ho. Corri come se non ci fosse un domani. E qua siamo tornati al punto di partenza praticamente. Che succede? No, fermi tutti. Dove sono? Che ci faccio a scuola? Esci. Che ci faccio? Porta bloccata, giustamente. Outlast, che cosa vuoi? È una porta aperta. Guarda, non cerco di aprirle. Non siamo da soli qui. Jesse, dovresti smettere di drogarti. Anche seriamente. Ah, possiamo giocare a Tetris. Ascia. Chi è che non ha pagato la corrente qua? Ok, state direttore. Manco a pagamento. Non c'è praticamente nulla, neppure al bagno, perfetto. Almeno non ci sono braccia come nell'altro Outlast. Qua solo... Tra l'altro la gente è tutta uguale, madonna. Ma come fanno a riconoscerle gli studenti? Ma buonasera. Posto. Grazie delle batterie, sinceramente. Che la mano che passa la scrivania ci sta. Ok, belli fogli per terra. Proprio... Ordine. Ok. E mi soffa tutte quante le porte. Oh, batterie. Batterie infinite qua, comunque. Meglio così, sinceramente. Faccioletti. Faccioletti o un computer? No, non c'è nessun padre lassù. Impiccato. Vabbè. Strangolo? Penso che sia strangolo. Non è che ci vuole così tanto a capire che è strangolo. Cioè, Jesse, mi hai messo davanti veramente una cosa che si dice strangolo. Non è che ci vuole così tanto a capire che cosa vuol dire. Devi stare calma. Sta arrivando? Jesse, la droga fa male, eh? No, non lo sto capendo. Come ci siamo arrivati qua? Fermi. Vabbè. In un tronco, tra l'altro. Come ci va... Come ti ci vai a ficcare dentro un tronco? Oh, bene, grazie. Mi sembra giusto. Che Dio vi maledica. Dallo a noi, lascia a noi. Ho capito, qua sta una lotta pure per me. Ok, figuratevi. Mi posso spiccare sulla tua testa, grazie, pedatone. Vieni, abbassati, abbassati.
Apri la bocca. Di solito preferisco quando una persona è inghiotta in un altro modo. Ma questo non è esattamente il mio modo preferito di inghiottire. Quindi dobbiamo metterlo su quella croce. No, non voglio fare la fine di Gesù Cristo, poi non risorgo. Vabbè, sai, tutti quanti profeti qua. Ma io non faccio niente a parte farmi tua madre. Non si possono guarire i peccati fisici. È tutto pronto per me, grazie. Ma lo sapete che vi voglio ammazzare. Io non vi guido manco se mi pagate. No, mi hanno scambiato per Gesù Cristo. Non ce l'ho neppure i capelli. Cioè, sì, ce l'ho, ma non lunghi come Gesù. Sì, male, male, molto male. E sai, mi è appena distrutto la mano. È una videocamera, sei preso... Lo sai che cos'è la videocamera? Un Cristo moderno? Ma cosa è? Un Cristo moderno, non si può sentire. Sì, ok, almeno se ti riprendi usa un filtro decente. Perché altrimenti così colca che le fai le views. Teoricamente dovresti starmi a un metro di distanza. Però poi se vuoi prenderti il corona fai tu. Altro che le canzoncine che si... Altro che le canzoncine quando stavi in chiesa che facevi la messa. No, queste sono le canzoni che bisogna mettere in chiesa oggi. Queste. Mo ci manca soltanto quell'altra che mi spunta a casissimo, no? Vuoi vedere? Mi ha fregato la fotocamera in tutto questo. Mi ha fregato la videocamera in tutto questo. Sono rimasto inchiodato. Non è una battuta, è vero. Dai, ce la puoi fare, ce la puoi fare. E Dars! Perché io ogni Outlast le mie mani devono sempre distruggersi in qualche modo? Non lo capirò mai, guarda. Non è la tua videocamera. Giusto? Colpa dell'abitudine. Oddio. Stai sanguinando, devi trovare delle band. No, non è le band. Ma non c'ho niente. Prova delle bende. E secondo te io in una foresta dove trovo delle bende? Va bene così? Non è vero, non va bene affatto. Ah, ok, aspetta. Bende. C'hai tua sorella mignotta. Usa le bende. Curati. Beh, le bende risolgono tutto. Poteva andare peggio, eh. Ti soccorrerò, signore. Ma stai zitto che hai già fatto abbastanza. Devo ritrovare. Ok, altre bende. Devo trovare la mia videocamera perché altrimenti non riuscirò più a fare nulla praticamente. Sto andando alla cieca. Non sto capendo dove sto andando, ma va bene. Basta che vado da qualunque altra parte tranne che qui. La mia videocamera la devo trovare. Assolutamente. Non sono più lì, e questa è la cosa bella. Altre bende? Dice qualcosa, vedo qualcosa che lampeggia. Devo sbrigarmi ad arrivarci. Devo solo ritrovare la mia videocamera, perché altrimenti non potrei fare nulla. Oh, no. Senti, a casissimo. Dove sono? Nella sicuro ci sono. C'è tipo un qualcosa di segreto. Sì, appunto. C'è una batteria. Vai, spiega. Vai sopra. Madonna, quanto equilibrio. Questo ragazzo c'ha equilibrio. Sì, adesso ti butti da qua. Vuoi fare. Mi devo buttare veramente. Oh, c'è l'acqua. Che avevo visto. Oh, ok. Calma. Questo è uno degli acciai di Clash of Clans. Potrebbe cecchinarmi. Non me ne frega nulla. L'episodio finisco qua. Beh ragazzi, se vi è piaciuto questo video, lasciate un mi piace, commentate, seguite, commentare, condividete il canale, Telegram, Twitter, Instagram, tutto quanto in descrizione. Iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervi nessun video. E noi ci vediamo nel prossimo capitolo. Bellissima.